Bentrovati con una nuova edizione del TG Giorno che apriamo con l'aggiornamento sui dati da coronavirus anticipati come di consueto dal governatore della Toscana Eugenio Giani. La notizia che possiamo vedere anche dal nostro sito, Eugenio Giani ha appunto anticipato i dati del contagio registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 460 su 11.236 tamponi molecolari e 4.817 test rapidi effettuati. Sono 189 in più i casi di positività rispetto a ieri. Oggi è il giorno della consegna delle 27.500 dosi di vaccino destinate alla nostra regione che sono già arrivate, stando a quanto ha scritto Giani nella sua pagina Facebook. Grazie all'esercito italiano, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, scrive, per l'ottima organizzazione nella consegna delle prime dosi. Rimaniamo in tema. Ieri a Campo di Marte, in un padiglione A completamente restaurato e recuperato, sono stati inaugurati 150 nuovi posti letto destinati ai pazienti Covid. Al taglio del nastro il presidente della regione toscana Eugenio Giani, diversi esponenti politici e le autorità cittadine. Vediamo. È pronto per entrare in funzione il reparto Covid al Campo di Marte di Lucca. Sono stati inaugurati 150 nuovi posti letto allestiti nella storica struttura ospedaliera della città, dopo nemmeno un mese di lavoro, grazie ad un appalto regionale da 2 milioni di euro. Al taglio del nastro, insieme al presidente della regione toscana, Eugenio Giani, c'erano gli assessori regionali alla salute, Simone Bezzini, e alle infrastrutture, Stefano Bacelli, il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e diversi altri esponenti politici, oltre che i vertici della ASL Toscana Nord-Ovest, tra cui il direttore generale Maria Letizia Casani. I nuovi posti letto ospedalieri e non destinati alla terapia intensiva si aggiungono ai circa 50 posti, di cui 12 in terapia intensiva o subintensiva, già pronti in altri padiglioni dell'ex ospedale. Noi sappiamo che ancora abbiamo migliaia di patologie Covid. E questa ci consente di evitare i cosiddetti alberghi sanitari, cioè l'affitto di alberghi per tenere le persone che sia prima che ancora non hanno una situazione compromessa da un punto di vista respiratorio, quindi basta un'attività ordinaria, sia dopo, ovvero quando sono ancora positivi ma hanno superato la fase della terapia intensiva, trovano qui un loro punto di riferimento. Dopo 7 anni di chiusura, si tratta di un vero rilancio dello storico nosocomio che torna a nuova vita con un riutilizzo che prima della pandemia sembrava impensabile. In realtà c'era già stata una prima risposta da parte della regione toscana, anche con pesanti investimenti. Questa è una seconda risposta ed è, ricordiamocelo sempre, un arricchimento per la città di Lucca perché questi sono servizi, ad esempio quelli delle cure intermedie aperte ora, che rimarranno perché saranno destinati piuttosto che all'attività Covid, all'attività no Covid, ma sarà una risposta al territorio. Rimane però ancora da sciogliere la questione relativa al personale sanitario che sarà introdotto qualora fosse necessario all'interno di questo reparto Covid. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, rinnova l'appello. Bisogna attingere al personale proveniente dall'area vasta per non sacrificare quello del San Luca. Sentiamo. Con l'attivazione del reparto Covid a Campo di Marte rimane ancora da sciogliere la questione riguardante il personale sanitario. Non si tratta di una situazione da risolvere con urgenza, sottolinea l'ASL, essendo il numero di ricoveri dimezzato rispetto all'inizio della seconda ondata. Si stanno valutando infatti le soluzioni possibili anche in vista di un'eventuale terza ondata pandemica. L'ASL nel frattempo ha lanciato una manifestazione di interesse per l'introduzione di medici e infermieri, ma la Regione ha annunciato la disponibilità ad intervenire inviando proprio personale in caso di necessità. Il sindaco Alessandro Tambellini ha rilanciato l'appello avanzato proprio alla Regione qualche settimana fa. Sarebbe impensabile sacrificare personale al San Luca perché si tratterebbe, al contrario, di un impoverimento per la tenuta del sistema sanitario. Lei consideri che per ogni paziente sono necessarie almeno 2 o 3 unità di personale secondo il livello di specializzazione. Quindi, se deve servire questo ambito per il servizio
di area vasta, è bene che il personale provenga dall'intera area vasta oppure che ci siano nuove assunzioni, perché se per far funzionare questo impoveriamo le strutture ordinarie, cioè impoveriamo la medicina, la chirurgia ordinaria, è chiaro che restringiamo ciò che l'ospedale fa abitualmente. Guardate che durante l'epoca Covid, poi ci si continua a ammalare di varie patologie, c'è tutto il servizio oncologico che deve continuare, c'è la chirurgia d'urgenza, ma non solo, c'è la chirurgia programmata, c'è la medicina, c'è la pediatria, ci sono tutte le altre specialità che debbono continuare a funzionare. L'area Covid deve essere pertanto parallela al resto. La politica, rimaniamo a Lucca per questa notizia che vediamo insieme dal nostro sito. L'ex capogruppo del Partito Democratico Renato Bonturi ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Lo ha annunciato lo stesso Bonturi martedì sera in consiglio comunale. Le dimissioni sono dovute a motivi di lavoro. Bonturi è infatti diventato dipendente del comune di Lucca. Sempre la politica, ma ci spostiamo a Firenze per fare un bilancio di questi primi mesi della neoeletta assise regionale che, nonostante la pandemia, è stata molto attiva. Sentiamo Egidio Conca. La democrazia in Toscana non si è fermata, nonostante il Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nella conferenza stampa di fine anno, promossa insieme al vicepresidente Marco Casucci in rappresentanza di tutti gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio. In poco più di due mesi, la neoeletta assise regionale ha tenuto 14 sedute di aula, con un tasso di presenza dei consiglieri pari al 99%. Sulla scorta di questi primi riscontri, il presidente Mazzeo ha obiettivi ambiziosi per l'anno che si sta per aprire. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo, del Consiglio regionale, il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani. Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia. Questo serve da un lato per far lavorare meglio i colleghi consiglieri, ma soprattutto un modo per aprire all'esterno il Consiglio regionale, per dare a tutti l'opportunità di seguirci, di porci sollecitazioni, di darci anche stimoli per il nostro lavoro. Altri obiettivi del Consiglio regionale per il 2021 saranno quelli di un rapido accordo sugli obiettivi del Recovery Fund e soprattutto la creazione di una commissione di idee per la Toscana del 2050, composta dai rettori delle tre università toscane più i direttori di Sant'Anna, Normale e della Lucchese IMT. Perché mentre la politica si occupa dell'oggi e del domani, ha detto Mazzeo, una squadra di esperti possa tracciare la strada verso il dopodomani e il futuro. Ci spostiamo in Versilia per parlare di concessioni demaniali e di un appello alla chiarezza che ancora manca, tanto che gli onorevoli Buratti e De Luca hanno interpellato la Commissione europea. Sentiamo Luigi Casentini. A seguito della recente comunicazione della Commissione europea, con la quale si contesta la compatibilità comunitaria della normativa italiana in materia di demanio marittimo, è necessario avviare un confronto definitivo e risolutivo con la stessa Commissione, che consenta anzitutto di determinare le modalità attraverso le quali allineare il nostro ordinamento alla disciplina dell'Unione, dando certezza ad un comparto decisivo per l'economia e l'occupazione del nostro Paese. A chiederlo sono gli onorevoli Umberto Buratti e Piero De Luca del Partito Democratico. Questa interlocuzione, proseguono i parlamentari, deve essere anche l'occasione per chiarire definitivamente il contesto e la peculiarità delle nostre concessioni demaniali marittime, le quali si articolano in una serie molto diversa di tipologie che a nostro avviso esulerebbero in principio dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein. È arrivato il momento di fare chiarezza perché non se ne può più, abbiamo bisogno quindi di dire una volta per tutte che le concessioni demaniali marittime non si applica la direttiva Bolkestein e regolare la materia in base a quei principi che sono del nostro ordinamento, ma anche principi del resto anche a livello europeo. Questo per fare chiarezza, ma soprattutto per dare certezza a questo settore così importante e strategico della nostra economia.
Andiamo a Viareggio per la cronaca, per parlare della tragedia che si è consumata nel pomeriggio di ieri. Un 90enne viareggino è annegato nel canale Burlamacca a seguito di una caduta. Di nuovo Luigi Casentini. Lo hanno trovato riverso nel Burlamacca alcuni operai che eseguivano dei lavori in un palazzo di fronte al canale e che subito hanno tentato di soccorrerlo. Ma per Raffaello Ghilarducci, 90enne di Viareggio, non c'era ormai più niente da fare. Una tragedia che si è consumata presumibilmente alle prime luci dell'alba, quando l'anziano, che abitava insieme alla moglie al piano superiore della torrefazione in via Fratti, che hanno gestito per molti anni, si è allontanato da casa. La donna, appena si è resa conto che il marito era uscito, ha subito allertato il figlio, che è venuto sul lungo canale a cercarlo. Il buio e la violenta grandinata non gli hanno però permesso di trovare l'uomo. A fare la triste scoperta, dunque, alcuni operai che hanno tratto a riva la salma e subito hanno chiamato i soccorsi. Sulla banchina sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la capitaneria, la finanza e i carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire quanto accaduto. Da un primo esame esterno della salma, questa presentava una ferita alla testa, presumibile dunque che l'uomo sia scivolato, picchiando il capo e successivamente cadendo in acqua dove sarebbe annegato. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche familiari e molti conoscenti dell'anziano, conosciutissimo a Viareggio. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in Garfagnana, dove all'Unione dei Comuni sono arrivati 200.000 euro per migliorare i servizi della montagna. Luca Galeotti. Arrivano all'Unione Comuni della Garfagnana 200.000 euro dal Fondo regionale per la montagna, grazie ad un progetto elaborato dal Servizio Tecnico Asset del Territorio. IGARF, e-Government Garfagnana, è il nome del progetto che porterà notevoli miglioramenti di servizi grazie al bando dedicato ad azioni di sostegno della competitività del sistema montano. Con questa opportunità l'Unione Comuni Garfagnana, a fronte di un cofinanziamento di circa 20.000 euro, svilupperà una piattaforma unitaria ed integrata per la gestione del governo del territorio, dell'edilizia e dei lavori pubblici, a servizio dell'ente e di tutti i 14 comuni che lo compongono. Si tratta di un progetto particolarmente innovativo, inserito nel piano di digitalizzazione, che proietta l'Unione Comuni della Garfagnana e i comuni componenti verso il futuro della pubblica amministrazione. Il sistema semplificherà, velocizzerà e renderà più efficienti ed efficaci i rapporti con i cittadini e il sistema produttivo locale. Obiettivo principale del progetto, che interesserà 15 enti, l'Unione Comuni e i 14 comuni della Garfagnana, è il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi mediante la dematerializzazione dei documenti, completa informatizzazione dei flussi documentali e dei procedimenti, maggiore facilità e rapidità di accesso alle informazioni, archiviazione digitale a norma. Queste migliorie, oltre a facilitare le pratiche ai cittadini, permetteranno più collaborazione tra le istituzioni, anche per una gestione coordinata del territorio e dei procedimenti, riducendo le duplicazioni e razionalizzando costi e tempi. Ci fermiamo qui per questa prima parte, facciamo un breve break pubblicitario e poi la nostra pagina sportiva con Guido Casotti. A tra poco.